una cosa che secondo me è abbastanza diffusa è il fatto che il cittadino usa l'acqua del rubinetto, allontana l'acqua usata dagli scarichi, ma non ha nessuna idea di cosa accade dietro al rubinetto, dietro allo scarico. E quindi io lo chiamo mondo nascosto, mondo dimenticato. E il progetto che Fondazione Cariplo mi ha finanziato va proprio in questa direzione, con l'idea di migliorare, ottimizzare ancora di più una parte di questo mondo nascosto dietro alla distribuzione, all'uso dell'acqua. Il progetto si chiama Drinkable, che si focalizza sulla ottimizzazione del processo di disinfezione delle acque, sia destinate ad uso potabile sia acque reflue, e questa ottimizzazione passa attraverso lo sviluppo di una flangia sensorizzata in cui possiamo innestare sia sensori tradizionali sia sensori innovativi che ci permettono di monitorare in tempi molto più rapidi dell'attuale il processo stesso e la qualità delle acque. Durante l'ultimo corso universitario mi hanno portato a vedere un depuratore. Sono rimasta colpita dal fatto che su questo mucchio di fanghi, che sono i residui della depurazione delle acque fognarie, crescesse una piccola piantina di pomodoro, qualche piccola fogliolina verde, che ancora adesso ricordo quell'impressione di come da qualcosa che nessuno di noi vorrebbe vedere o vorrebbe avere nelle vicinanze, in realtà possa crescere e svilupparsi qualcosa di buono. Ed è così che poi ho scelto di diventare ricercatore nel settore delle acque.